Matteo Renzi pure dice, beh, se venissero delle obiezioni dall'Europa, noi la ripresenteremo tale e quale, oppure ce le facciamo, non ce le facciamo. È un atteggiamento che però le direbbe chi vede bene Matteo Renzi e direbbe, senti, in questo modo almeno lui salta tutti i passaggi che hanno sempre bloccato il fare in Italia. Non è così, anzitutto, noi lo vediamo, quando una legge interessa, la famosa legge recentissima per dare comunque finanziamento ai partiti, è stata approvata in un batter d'occhio, quindi diciamo, quando... non facciamo questo discorso. Secondo, io vorrei tornare, lei giustamente ha messo in evidenza la dichiarazione di Renzi, io non mi faccio dettare nei dettagli la mia politica economica. In via di principio dice una cosa corretta, però attenzione, quando Renzi si è trovato insieme agli altri responsabili delle politiche europee, capi di Stato e di Governo, di fronte alla situazione greca, non ha tenuto questo atteggiamento, non ha detto non possiamo imporre alla Grecia ciò che deve fare in ogni dettaglio, perché nel memorandum greco, attenzione, il governo greco in questo momento non può fare neanche proposte di legge senza la preventiva approvazione della Troica. Allora, bene. Se noi vogliamo sostenere questa tesi di un'area di autonomia nelle scelte nazionali e nelle politiche economiche, dobbiamo essere coerenti. Non possiamo dare in testa a Tsipras e poi chiedere di essere in qualche modo al riparo dalle obiezioni dell'Europa.